No ragazzi, ma questo intruso spaventato di che cosa stiamo parlando? Ma ragazzi, ma io per questo CGV cosa vi posso chiedere? 20.000 mi piace, altro che 10.000, è morto. Che cosa stanno leggendo i miei occhi spaventati contro maledetti burloni? Bentornati in un nuovo video degli SCP. Prima, come al solito di iniziare, vi devo ringraziare per il supporto che mi state dando in questo periodo, che è veramente enorme, ma soprattutto nella serie degli SCP, che lo scorso video ha totalizzato 65.000 visualizzazioni. Sono tantissime perché so che a molti di voi non piacciono troppo gli SCP, ma ho deciso che continuerò a portarli per comunque coloro a cui piacciono. Questo video sarebbe dovuto uscire in compagnia di Marco, però purtroppo ragazzi Marco non sta bene, quindi andate sotto i suoi video e augurateli di guarire presto, perché voglio fare un video degli SCP con lui. Ma prima di iniziare, l'ultimissima cosa, lasciate un mi piace perché 5.000 mi piace settimana prossima, nuovo video. Allora, devo salutare Leo Marotti, Kendra e I'm Stupid Consolina, che hanno trovato il vero burrone all'interno dello scorso video. Per essere salutati anche voi nel prossimo video e essere aggiunti in questa pagina di libro, dovete trovare il vero burrone, trovare il minuto e scrivere un commento sensato riguardo al video. Ma adesso basta, non perdiamo tempo e iniziamo subito. Cos'è che abbiamo? Abbiamo un kit base con un'armatura di pelle con indistruttibilità 3, che è pochissimo in realtà. Abbiamo delle porte, non so perché ci dà delle porte, ma noi le prendiamo perché boh, potenzialmente possono darci una mano per qualcosa, non lo so per che cosa. Delle patate. Cosa faccio? Vado su maledetto o vado su spaventato? Io voglio vedere i maledetti che cosa c'è, sono veramente curioso. Ah, entriamo, vediamo che cos'è sta cosa. SCP 1020. Urca, ma sono fortissimi! Aiuto! Aiuto! Mi stanno facendo un sacco di male, sono già morto una volta. No, 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 questi qui sono veramente... sono troppo forti, ma scusatemi un attimo. Ma come posso... io come posso giocare con... non muoio neanche, ragazzi. No, vabbè, mi sa che Gigi ha fatto apposta. Gigi, è colpa tua? Ma tu mi vuoi vedere morire subito? Non ho capito. Ma riesco... sono riuscito a uccidere almeno uno? No, ancora non sono... non sono riuscito ancora a ucciderne uno! Ma cosa devo fare più di così? No, vabbè, ragazzi, è tecnicamente impossibile, credo, ucciderli. Ma scusatemi un attimo, Gigi, ma tu che SCP mi devi mettere? 1022, ragazzi, lo conoscete? Ditemelo qua sotto nei commenti. Boh, io non lo so, ragazzi. Qua sono ancora tutti vivi. Ok, forse uno è morto. Ok, stanno morendo piano piano tutti. Mannaggia te, Gigi, che mi metti contro questi SCP super maledetti e forti. Ma si può, porca miseria. Vediamo se non ce ne siano altri, per fortuna no. Possiamo andare oltre, vediamo cosa c'è nella chest, ma prima spawn point. Finalmente mi dai qualcosa di decente, scusami un attimo. Danni per colpo 9 e questo 8. Forse è meglio in realtà questa spada qua. Allora, andiamo in questi spaventati, vediamo cosa c'è. Ma no, 965. No, raga, quanto danno fanno? Ma non ho mai fatto così tanto danno. Va bene, non diamoci per vinti, per cortesia. Ok, senti, voi due dovete morire tantissimo, dovete morire tantissimo. Siete troppo forti, siete troppo forti. Ok, non so se mi sono spiegato bene. Niente, ragazzi, questi qui vanno come dei trattori e io non riesco neanche a vivere. Ok, forse riesco a ucciderne un paio. Ok, no. Questa è l'ultima volta che muoio però, ragazzi, oggi, eh. È l'ultima volta che muoio, ho detto. Oh, perché mi ha beccato anche lui? Mannaggia! Vabbè, riusciamo a prendere lo spawn point, aprire la cesta. Dimmi, ok, un'altra roba in diamante. Va benissimo, roba in diamante, però per carità, Gigi, veramente devi darmi un'armatura un po' migliore, perché non posso andare avanti con questa roba. Lo so che mi vuoi male, Gigi, però no. Allora, spaventati, ma ancora spaventati, maledetti. No, cos'è sta cosa? What? C'è l'intruso spaventato! No, ragazzi, ma questo intruso spaventato di che cosa stiamo parlando? Ma ragazzi, 10.000 mi piace per questo intruso spaventato, che non ho capito se non fa danno. Mi sa che non fa neanche danno questo intruso, vediamo. No, no, altro che non fa... no, io l'ho detto, non prendo più danno, non muoio più. No, no, non muoio più. Sì, sì, Marci, certo, Marci, bravo, bravissimo. Sei proprio... sei il migliore, Marci, veramente, guarda, quando dici queste cose, veramente, guarda... No, è tutto spaventato. Adesso tu potresti uscire da qua, così io ti posso anche uccidere un pochino meglio. Ne esca un altro, per cortesia. Ne esca un altro. Ok, non è uscito nessuno, ma riesco a ucciderli con calma, questi qua, credo. Ok, ok. Sì, l'ultimo. E ce l'abbiamo fatta. Sti intrusi spaventati erano abbastanza cattivi. Altro che spaventati, mannaggia loro. Vediamo un po' cosa c'è qua nella cesta. Qualcosa di... oh,
Affilatezza 1. 5. Toglie 12 e la velocità è 1. Ok, è veloce? No, è lenta tipo. No, è lentissima, ragazzi. Vabbè, però toglie comunque 9. Non è malissimo come cosa. Stavolta voglio tornare nei maledetti. Voglio vedere che cos'è che ha messo nei maledetti Gigi. L'intruso spaventato mi ha veramente turbato come cosa. Allora, vediamo qui chi c'è che... Cos'è sta cosa? Ma che diamine di SCP è sta cosa? Cos'è sto 799? Non ho capito. Che poi mi avete detto che avete visto da altri youtuber che hanno delle forme diverse alcuni SCP. Ragazzi, esistono tantissime forme di SCP diverse, quindi è anche per quel motivo lì. Allora, occhio, scusami un attimo, 799, la prego di andarsene un attimino lontano. Ma guardate che Wither mi toglie tantissimo, L'effetto di Wither mi toglie veramente tantissimo. L'effetto di avvizzamento, pensate a come si chiama in italiano. Forse devo mangiare, mangia, recupera un po' di vita, marci, recupera un po' di vita, marci, ok. Quanti... Ma ce ne sono tantissimi ancora. Ma porca miseria, questo effetto di Wither, ma è terribile, è terribile, ragazzi, veramente, non se ne può più. Allora, devo andare in maledetti. Venite, sforza, sono qua. Ehi, voi non potreste uscire teoricamente da qua, quindi io in teoria cerco di non farmi prendere. Ma mi faccio prendere lo stesso. Senti, mi butto perché non so veramente come fare, se no. Vediamo se riesco a ucciderlo, che l'ho ucciso. Mangia, non voglio morire, ce l'ho fatta, perfetto, ce l'ho fatta. Ok, corazza in diamante, vediamo cosa c'è come corazza in diamante. Siamo full di armatura, almeno quello. Spaventati, ok. Ma no, ragazzi, che brutti che sono questi qua. Ma ve li ricordate? Sono fastidiosissimi peraltro pure. Però non fanno danno, mi sembra. Ma davvero non fanno danno, scusate? Ma da quando? Che schifo, non mi fa tipo il ribrezzo vederli. A me fa tipo il ribrezzo, aiuto. Che schifo, è un insetto, ragazzi. SCP-372. Mamma mia, ragazzi. Terribile. Oh, puoi fermarti un attimino che ti devo uccidere o te ne devi per forza andare? Niente, ragazzi, non posso ucciderlo perché scappano. Basta, siete fastidiosissimi. Ah! Siccome mi ha dato le porte, qua ce ne sono un po'. Io faccio così e faccio così. E in teoria loro da qui non possono passare. Vediamo se possono passare. Ha veramente aperto la porta? Cioè, non ci posso credere che ha aperto la porta davvero. Ho preso un po' di terra e adesso capirete pure il perché. Tu per favore ce la... Ok, vai lì in un posto, scegli un posto, sceglitene uno, ho detto, che è quello lì, perfetto. Ora io faccio così e ora lo sono chiusi, sono chiusi questi qua. Ora questi qua riuscirò a chiuderli in qualche modo. Sì, andate lì, bravo. Vabbè, chiudo anche questo qua, se si riesce. Ok, e anche te chiudo, guarda un po' te come ti chiudo. Ciao ragazzi, adesso cosa volete fare esattamente? Non ho mica capito. E adesso? Cosa fate? Siete chiusi per sempre qua dentro? Sì, non vi potete muovere perché vi ho chiusi. E adesso cosa volete fare, Contro il burlone supremo Marci. Ma questo qua ci vuole un secolo per ucciderlo. Oh, è morto, non ci credo, dopo 6 minuti è morto, non ci posso credere. Basta, no, io non posso colpirli tutti così. No, ragazzi, mi tocca, ragazzi. Cioè, ma voi pensate se questi qui continuavano ad andare in giro? Ma io come potevo ucciderli tutti esattamente? Non ce l'avrei mai fatta, vero? Ci vuole troppo. E un altro è andato. Ci mancano questi qua, ragazzi. Sto morendo, non ce la faccio più. Ragazzi, guardate cosa ho trovato. Cosa avevo trovato? Perché adesso vi ho voluto rifare la clip perché non si è registrato il pezzo. C'è una secret chest qua dentro, per sbaglio l'ho trovata. Una telekill dove sono riuscito a uccidere gli ultimi due perché tutti gli altri legit. Però secondo me l'ha messa qui Gigi perché erano veramente forti. Adesso la lasciamo qui e non la utilizziamo più. Sono bravo Gigi, vero? O forse me la voleva dare perché erano veramente forti gli altri. Non lo so, ma fa niente, non ci interessa. Stivaletti robusti con protezione 4. Torniamo negli spaventati. Vabbè, i soliti amici, questi qua che danno un fastidio terribile. Senti, ma tanto non mi fate più niente. Io sono diventato troppo forte con questa armatura. Grazie, Gigi, mi hai reso veramente la persona più... Oh, ma sono troppi però, sono tantissimi. Non mi aspettavo fossero così tanti. Mangia, Marci. Mangia, vediamo se riesce a recuperare, Marcitz. Sì, sto recuperando.
Sto riuscendo a recuperare grazie a questa armatura in realtà, se no non ce l'avrei mai fatta. E forse, sì, li ho uccisi tutti. Anche perché adesso voglio tornare nei maledetti. Vediamo cosa c'è. Che cos'è questo? Effetto di fortuna? Ma cosa fa esattamente fortuna? Non ho mai capito io fortuna che cosa faccia. Non lo so, me lo sapete dire nei commenti, ragazzi, cosa fa l'effetto di fortuna? Allora, maledetti, dove siete? Mettiamolo qua al primo posto. E no, ci sono i madamarci, ragazzi. No, ma sono sono tantissimi, ma non è giusto. Ma è esagerata questa cosa. Ma Gigi, ma cosa mi stai dicendo mai? Ma Gigi comunque è pazzo, ragazzi. Gigi è pazzo. Ragazzi, voglio che nei commenti ci siano almeno 5.000 commenti con scritto Gigi pazzo. Perché non si può fare una cosa del genere. Ma quanti sono? Ma io come posso resistere esattamente? Cioè, resisto perché ho una bella armatura, ma non ce la farei mai se no. E vabbè, madamarci 1, madamarci 2, ma tutti morti. Sì, ah, vi ho uccisi tutti, sì, perché sono il più forte io. Ah, gambiera robusta. No, ragazzi. No, ragazzi, giocattoli non li voglio. Sono maledetti per forza. Sapevo. Ragazzi, preparatevi al suono immenso. Dai che è l'ultimo, non voglio più sentire questo rumore. Ma si può avere un rumore del genere, porca miseria. Vabbò, torniamo negli spaventati. Oh, finalmente una spada decente, che capperi. Non si poteva più avere quella vecchia, eh. Ma qui? Ma tu che cosa sei? Ma tu sei quello per caso delle scale? Sei per caso quello di stairwell? Sì, sei lui, eh. Tu sei lui, ma tu non mi ucciderai. Anzi che fai un sacco di danno rispetto agli altri, eh. Però teoricamente dovrei ucciderti un pochino più facile. Non voglio morire. Ho detto che non voglio morire. Ho detto che non voglio morire. Perfetto. Ok. Fammi uccidere questo qua. Che cosa sono questi qua? Ancora tre. Tre ce ne sono. Via, via. Uccideteli tutti. Mori, mori. Mori anche tu. Basta. Non ti voglio più vedere. Ok. L'ultimo, ragazzi. Come al solito. Ma cos'è questo? Perché c'è una minica? C'è una minigun, ragazzi. È un'arma la minigun. Ok. Mangiamoci la pozione con fortuna. Che cosa c'è qua dentro esattamente? Ma che... Ma cos'è sta cosa? Oddio! Ragazzi, ma che cavolo è? Ma ragazzi, ma io per questo CGV cosa vi posso chiedere? 20.000 mi piace, altro che 10.000. È morto. È morto. Così. Finita? Del tutto? Mi state dicendo che Gigi ha finito... Vabbè, i soliti... Non voglio più vedere un SCP, ragazzi, dopo oggi, perché Gigi... Basta, Gigi, basta. Veramente, basta.